Switch oggi si riprende con Mega Man Star Force 2 Zerkerix Ninja. L'ultima volta dei buchi neri hanno iniziato a rapire le persone. Non sto scherzando. Seriamente, dove sono andate le persone? Cos'è quella roba lì? Ancora quei cosi. Quindi evidentemente ci sono dei quei cosi in giro per la città. Sì, infatti sono direi tre più o meno. Mi sembra di aver esplorato tutto. Quello che è più vicino, se non mi sbaglio, è quello al Big Wave. Che però... forse... no, andiamo per vicinanza. Pensavo di lasciarlo per ultimo in quanto più vicino, ma... andiamo... non so neanche io. Va bene, facciamo come ci... dove ci porta il cuore. Se quei buchi neri sono qui, allora ci sono anche quegli strani occhi che li fanno apparire. Guarda! Ma me li mostrava lui! Io sono andato in giro per niente a cercarli. Va bene, ok, sono i tre. Ce ne sono tre! Andiamo a prenderli! La nostra tribù risorgerà! Ma cosa? Cosa? Noi non dovevamo essere distrutti! Mi fa male il corpo! Il mio corpo fa così caldo. No, non mi muovo. Cosa sta succedendo? Ah, forse lo so. È il manfo. Si sta agitando nel mio stomaco. Mi sembra quasi di esplodere. Non avresti dovuto inghiottirlo. Ci ha detto che non l'ho fatto apposta. Ne parleremo dopo. Prima dobbiamo riportare l'ordine a Econet. Ok. Quel coso... A, B, A. Che stai scherzando? Devo... di B. Cioè, mentre... ah, ah. Mentre di su... di B. Basta! Devo finire una frase di... mentre inseguo questi cosi cercano di distruggerli. Sì! Sì, ok, sono quelli dell'ultima volta. Sono i Kamikatsushi. Kamikushi. Non me lo ricordo. Bene! Ok, e anche il secondo è andato. Sì! Bene! Ok! Sì! Forse avrei dovuto salvare prima di distruggere l'ultimo. Però non so neanche io. Forse invece no. Però avrei dovuto salvare, forse. Bene! Ti prego, fammi salvare. Please. No! Ok, tutti sistemati. Ti pareva? Ora anche i buchi neri dovrebbero essere spariti. Eh sì, sono tutti liberi. Beh, forse non serviva a salvare dopo tutto. Sembrano stare tutti bene, che sollievo. Però mi chiedo... musica felice. Cos'erano in realtà quei buchi neri? Non lo so. Ma Copper ha parlato di un dispositivo chiamato Kamikakushi. Eccoti qui. Eh? Che cosa? Cosa? L'aria sembra carica! Troppo carica. Si mette male, ragazzo? Lo so, ho un brutto presentimento. Sopra di te! Un altro buco nero. Prendi questo. Vieni verso di noi. Ah! Mi hanno appena laserato dall'alto. Scherzavo! Una persona? Allora è vero. Tu arrivi sempre quando c'è qualcuno in difficoltà. Non capisco perché vuoi tanto aiutare le altre persone. La sua potenza è impressionante. Sembra che abbia la mia stessa età. Wow. Ha occhi ghiacciali. Mi vengono i brividi. Ora mi consegnerai il manfo. Come fai a sapere che ho il manfo? Perché ho cercato di rubarlo. Poi sei arrivato tu e me l'hai sottratto. Allora sei stato tu a creare quei buchi neri. Finalmente l'hai capito, eh? Non posso credere che un idiota come te sia riuscito a battere Hyde. Conosci Hyde? È un tuo amico? Amico? Bada come parli. Non ho bisogno di amici. E nemmeno delle tue sciocchezze. Ah! Cosa c'è, ragazzo? No, non respiro. I suoi occhi sono così freddi.
Non riuscirai mai a usare il manfo. Avresti distrutto. Ora dammelo subito. Non posso farlo. Vedi, l'ho mangiato il manfo. Ed era molto gustoso. Pensi che questo mi fermerà? Se l'hai mangiato, allora dovrò fartelo sputare con la forza. Ah, scusate un attimo. Ok. Quello l'ho già visto da qualche parte. Sì, anche Hyde ne aveva uno. È un navigatore antico. L'avevo usato per evocare i fantasmi M. Sappi che io non ho bisogno di corpi M per combattere. Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. Il solo pensiero mi fa venire il volto a stomaco. Non è nel mio sangue. Quello è il simbolo che ho visto al museo. Cos'è? Ho visto quel simbolo al museo. Via! Yeah. Preparati. Cosa intende dire che non ha bisogno di nessuno? Cambio d'onda M, solo, in onda. Sono morto, sepolto, sotto questa tomba. Oh no, puoi effettuare il cambio d'onda senza un corpo M? Non sono come voi due. Posso trasformarmi come e quando voglio. E ho questo potere dalla nascita. Com'è possibile? Mega Man! State tutti indietro! Qui non siete al sicuro, dovete andarvene! Ma voglio vederti combattere! Sarà una battaglia memorabile! Sconfiggi quel tizio come sai fare tu! Ma non temere, ci sei tu a proteggerci! Pare che, contino su di te, ragazzo! D'accordo, ma restate indietro, ok? Forza, amica! Sono tuoi amici? Sì, e allora? Patetico! Come hai detto, gli amici mi disgustano! Mi è stato insegnato di rinnegare l'amicizia! E quello è il dispositivo che usava per creare i buchi neri! Vai! Cosa? No! Yeah! No! Lasciali in pace! Loro non c'entrano niente! E perché dovrei starti ad ascoltare? Te la farò pagare! Oh, sul serio? Vediamo cosa sei in grado di fare. Fortissimo! Mega Man! Ah, resisti! Arrivo! Sei sordo per caso? Ho detto che gli amici non servono. Visto che non capisci, ti faccio vedere come si fa a levarseli di torno. Eh? No! Non puoi farlo! Farò in modo che non dovrai vivere senza di loro. Ah, riportali indietro. Sei preoccupato per loro? Ah. Mi ha tirato giù un montante che la metà bastava. Sei così altruista? Ecco perché sei un debole. I forti non hanno bisogno di nessuno. Non capisci? Riportali indietro. Davvero notevole. Riesci ancora a parlare? Non puoi farlo! Ti sei rialzato? Com'è possibile? Io ti fermerò, lo giuro! È questo il potere del manfo? Perché proprio adesso? Riporta indietro i miei amici! È stata l'ansia per i tuoi amici generare quel potere? Ora basta, sei proprio il tipo di persona che non riesco a sopportare. Attento ragazzo, io non verrò battuto, io li salverò! Battaglia d'onde, in azione! E ragazzi, così incontriamo Rogue, il guerriero solitario. Ok, all'area di essere uno scontro bello che complicato. Era un completamente in contrattacco.
Se vedete che di non sparare, ragazzi, non è per abitudine, ma perché questo brutto tizio qua, di solito, ha una cosa che non vi dico. E il modo per farlo fuori è questo. Wow! È illegale questo, non puoi farlo. È vietato da diverse leggi internazionali. Vieni qua davanti. Non così. La cosa brutta di me è che cerco sempre di fare i contrattacchi, quando in realtà potrei farlo benissimo meno. Ok ragazzi, ci siamo. Uno e due. Rogo mi fa sempre sudare, no? Indipendentemente dalla versione. È sempre un dito. Oggi mi hai battuto, ma non hai vinto. Nel nome del sangue che mi scorre nelle vene, ti sconfiggerò. Hai ancora voglia di combattere? Quel tipo è un vero osso duro. Basta così. Chi è? Vega? Cos'è? Una voce umana? Non devi causare troppi problemi per ora. Dovrei fuggire. Anche se non vuoi ancora andartene, sai bene di essere stato ferito. Non devi sforzarti troppo. Hai una bella fortuna, eroe in blu. Vuoi andartene? Te lo impedirò! Rivoglio i miei amici! Tranquillo, ci rivedremo presto. Puoi contarci. Aspetta! Mi chiamo Solo. Tienilo bene a mente. È il nome di colui che ti annienterà. Ah, se n'è andato. Ah, siete rimpicciolendo? Oh no, sono tutti... No! Ah! Sì! Ho salvato Luna! Press! No! Sono tutti... No! Come ho potuto? Io avrei dovuto fare qualcosa! Ah! Ho trovato il manfo. C'è l'altizio in blu. Cos'hai da ridere? Non volevo offenderti, ma lo trovo divertente. Non posso credere che abbia dato del filo da torcere al grande Solo. Hai anche usato il tuo potere, no? Ho visto che ti sei trasformato in Rogue. Ah, non preoccuparti, Solo. Anche se Megaman ha ottenuto il manfo, non possiede la forza necessaria per controllarlo. Il manfo è un'arma molto pericolosa, specialmente in mano a un debole. Finirà sicuramente per distruggerlo. Proprio come distrusse gli Zerker. Grande Vega. Credo che dovremmo fermare al più presto quel ragazzino in blu. Gradirei occuparmene personalmente. Gli prenderò il manfo per portarlo al vostro cospetto. Tu? Come osi interferire nei miei piani? Lui è mio. Tutto mio. Qual è il vostro volere, grande Vega? Ho un piano che funzionerà di sicuro. Se ne sei così convinto, procedi pure. Grazie, mia signora. Ti consiglio di non avvicinarti alla grande Vega. Calmati Solo. Non vogliamo ostacolare i tuoi piani. Sei libero di agire in modo autonomo, come hai sempre fatto. Tuttavia, anche noi abbiamo un nostro modo d'agire. Mi auguro che vorrai accompagnare Hyde. Così forse potrai capire chi siamo veramente. Tanta storia in questo episodio. Dove sono? Sonia, Bud e Zack! Ehi! Oh, state tutti bene! Ah! Sonia? Oh! Ah! Bud! Zack! Cosa sta succedendo?
Un incubo? Per fortuna. No, ragazzi. È colpa mia se loro... Se solo fossi riuscito a tirarli in tempo fuori da lì. Pronto pranzo? No, la mamma richiede che questi vengano rimessi nello stesso identico posto. Puoi farlo anche tu. C'è la borsina su di sopra, sul ferro da stiro. Sul ferro da stiro? Sì, sulla lascia da stiro. C'è la borsina da cui li ho presi. Erano alzando la tendina sopra i prodotti per lavare. Ok. Va bene. Ho fallito. Non sono un eroe. Ehi! Ehi, ragazzo! Eh? Cosa c'è, mega? Cosa c'è? Dovresti essere... Dovrei... Cosa c'è? Dovrei essere io a chiedertelo! Stai cercando di parlarti, ma tu hai lo sguardo perso nel vuoto. Scusa. Oh, non fa niente. Allora, cosa facciamo? Una chiamata. La press. Accesso. Sei in ritardo! Cosa stai facendo? Dovevi venire a casa mia! Eh? Ti sei addormentato? Dovevamo discutere sul da farsi, ricordi? Svegliati, Geo! Sono scomparsi tutti, è un'emergenza. Dobbiamo fare qualcosa. Vieni qui da me, il prima possibile. Cosa stai aspettando, ragazzo? Se non ci andiamo subito, la tua amica andrà su tutte le furie. Già. Ok ragazzi, ma andremo da presto nel prossimo episodio, quindi se avete piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video, quindi bella ragazzi!